Il design marcato e deciso del nuovo Urban Cruiser rafforza l'immagine della gamma dei crossover Toyota. La larga griglia anteriore con listello aerodinamico integrato, il colore nero delle componenti del sottoscocca come la protezione inferiore dei paraurti anteriore e posteriore e le modanature del pannello sottoporta contribuiscono a rafforzare l'immagine di crossover del nuovo Urban Cruiser. Gli imponenti archi ruota sporgenti si uniscono all'estensione dei lunotti posteriori e alla larga e stabile carrozzeria inferiore per accentuare l'aspetto ampio e deciso della vettura. L'Urban Cruiser si caratterizza anche per i suoi livelli di sicurezza elevati. La struttura dell'abitacolo, sviluppata su un telaio ad alto assorbimento dell'energia d'urto, presenta di serie 7 airbag, cinture di sicurezza con pretensionatori e riavvolgitore d'emergenza e i poggiatesta anteriori attivi. L'Urban Cruiser offre anche un elevato livello di sicurezza attiva, ABS con distribuzione elettronica della forza frenante e assistenza di frenata integrati di serie. I modelli 1004D4D sono equipaggiati con il controllo attivo della trazione integrale. Questo sistema controlla attivamente il comportamento del veicolo, adeguando in maniera continua e automatica la distribuzione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori. Sensori di velocità individuali su ciascuna ruota si uniscono a sensori di velocità di imbardata e di decelerazione per controllare la velocità e il comportamento generale del veicolo mediante l'unità di controllo dell'ABS e del VSC. I sensori di posizione della farfalla e di cambio posizione trasmettono le informazioni di output mediante l'unità di controllo motore. Insieme ad un sensore di angolo di sterzata, queste informazioni vengono elaborate dall'unità del controllo attivo di coppia in modo da distribuire in maniera ottimale la coppia attraverso il giunto a controllo elettronico. All'accensione la distribuzione di coppia è 50-50. In condizioni di guida normali la distribuzione di coppia varia da 100-0 a 50-50, ottimizzando così la distribuzione della potenza, la stabilità e l'efficienza di combustione. Quando è necessaria la trazione massima, la distribuzione di coppia può essere fissata a 50-50 mediante il pulsante di bloccaggio del differenziale. Questa funzione viene automaticamente disinserita a velocità superiori ai 40 km orari. Il sistema di controllo attivo della trazione integrale migliora le prestazioni e la stabilità in qualsiasi condizione di guida, garantendo un controllo superiore in curva o in fase di accelerazione. Allo stesso tempo offre livelli di sicurezza attiva elevati e consumi ridotti.